Porca di una puttana. Sempre e solo Forza Inter, ragazzi. Sono il vostro tifoso nell'Azzurro Doc. Bentornati sul canale. Benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, che bella domenica di merda! Che bella domenica di merda! Faccio il video con la maglia della Sicula Leonzio, ragazzi, perché non avevo magliette l'Udinese, ho detto, volevo mettermi la maglietta l'Udinese, non ce l'ho, faccio il video con la maglietta della Sicula Leonzio, ragazzi, da oggi, sappiatelo, io divento un tifoso della Sicula Leonzio, perché è molto meglio tifare Sicula Leonzio che tifare Inter, porca di quella puttana! Ragazzi, non vi sopporto più, avete rotto il cazzo, avete rotto il cazzo! Partiamo da tu, partiamo dal portiere. Tu sento interisti incazzati con Handanovic, non ne para una. Ragazzi, è così Handanovic. È così. È inutile che vi incazzate con lui perché non para. Non para. Non para. Ok? A me non mi interessa che i gol dell'Udinese non ci poteva fare niente. Però che cazzo, Samir? Ma buttala di Eva. Ma su un gol che prendiamo. Ma c'è una volta che ti butti. Ma una volta che ti butti, c'è, porca di quella puttana, c'è una volta, anche se poi non la prendi, ma almeno uno dice, almeno ci ha provato, almeno ci ha provato. No, tu sei l'uomo che battezza tutti i tiri in porta, e quello è fuori, e quello non lo so, e quello. Ma non ti butti mai, ma mai ti butti. Chiudo l'argomento Handanovic, tanto non c'è più un cazzo da dire su Handanovic, non c'è più un cazzo da dire. L'uomo che guarda tutti i palloni che gli arrivano in porta. Argomento difesa, Acerbi, migliore della difesa. Acerbi, migliore della difesa, bravissimo. Bastoni, prima mezz'ora, imbarazzante, uno schifo. Ciò non toglie che Inzaghi poi non è anche per te, perché tu non togli due giocatori e 30 minuti all'inizio della partita. Che cazzo, abbiamo appena cominciato. O comunque, se metti Bastoni e metti Mkhitaryan, te ne assumi le responsabilità. Te ne assumi le responsabilità e li tieni in campo fino al 45esimo. Chiudo questa parentesi. Bastoni, comunque, uno schifo. Sei irriconoscibile. Irriconoscibile. Acerbi, l'abbiamo detto, migliore la difesa, ha fatto il suo. Skriniar, pure tu. Sei sulle gambe. Non ne prendi una. Sei sulle gambe. Success, come cazzo si chiama? Appena entrato, ti ha fatto. Non ti ha fatto più vedere la palla, difendeva palla e tu non la prendevi mai. Poi, centrocampo, Barella, amore mio, sei l'unico che corre, mi dispiace, non ci hai potuto fare niente. Poi anche tu non stai giocando benissimo, ma almeno hai tirato una bellissima punizione. Sei l'unico che prova a strappare un po' in mezzo a sto cazzo di centrocampo in cui Brozovic sembra il fratello scemo di quello dell'anno scorso. Il fratello scemo. Prende la palla, si gira su se stesso e sbaglia sempre il passaggio. Sa fare solo i passaggi facili adesso, Brozovic. Oh, Marcella, rosbigliati, come diciamo qua in Sicilia. Svegliati! Pure tu, svegliati! Avete rotto il cazzo di camminare in campo. Ma dove cazzo è quell'Inter intensa, quella che giocava di ritmo, quella che andava di gioco di squadra? Dove cazzo è finita? Non mi frega niente che se n'è andato Perisic. Perisic non fa una squadra. Siamo la stessa squadra l'anno scorso. Poi, Mkhitaryan. Non ha fatto un cazzo. È uscito dopo mezz'ora. Non so neanche che cosa dire sulla partita di Mkhitaryan. Io l'avrei tenuto. Anche perché se la soluzione è far entrare Gagliardini, caro mio Simone Inzaghi, non ci hai capito proprio un cazzo. Ma tieni Mkhitaryan, lurido stronzo. Esterno di sinistra. Hanno giocato, anzi no, partiamo da destra, Dumfries, guarda, sei stato uno dei meno peggio, almeno ci provavi a spingere su quella fascia. A sinistra non spingiamo più, l'anno scorso sulla sinistra combinavamo di tutto, il devasto, avevamo un esterno sinistro che era la fine del mondo, quest'anno tra Gosens che c'ha la cataratta e non può entrare in campo neanche volendo, doveva entrare, non è entrato, non l'ha fatto entrare, alla fine è entrato D'Ambrosio. Dobbiamo vincere la partita! Dobbiamo vincere la partita! Cazzo, fa entrare D'Ambrosio pure! Esterno sinistro, adesso non mi ricordo neanche chi cazzo ha giocato a sinistra. Ha giocato Darmian.
Darmian fa il suo, ragazzi. Darmian, quando la squadra non gira neanche lui, perché non è che è un fenomeno, non ti può trascinare la squadra. Non è Perisic, non è Perisic. Perisic magari puntava l'uomo, magari sul colpo di testa era più pericoloso, era un esterno sinistro di tutto rispetto. Ecco, diciamoci la verità, capelli di merda, ma non me ne frega un cazzo, me ne frega, c'ho la maglietta, la Sicula Leonzio. Sicula Leonzio, vaffanculo, ma chi me lo fa fare a me a tifare Inter, a farmi il sangue e acqua per sta cazzo di squadra? Che io dico, siamo la stessa squadra dell'anno scorso, a inizio anno, con un Lukaku in più, siamo più forti secondo me dell'anno scorso. Ma come cazzo può essere che giochiamo così di merda? Che facciamo due vittorie, una non lo sappiamo neanche noi come col Torino. E non ho fatto i post partita le partite precedenti, ma ragazzi, non me ne frega un cazzo. Io faccio questo post partita perché mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni, proprio lo faccio come video sfogo. Non me ne frega un cazzo delle altre partite, non ho fatto il commento. Io faccio questo, va bene, perché mi sono rotto il cazzo e voglio esprimere il mio dissenso verso sta squadra, ok? Argomento attacco. Lautaro, sei un fantasma. Sei un fantasma, cazzo. Porca puttana, hai toccato tre palloni. Non ne hai azzeccato uno. Non ne hai azzeccato uno! Zeko, pure tu, sei un vecchietto, sei un vecchietto, ma almeno io da parte tua non posso chiedere niente di più, non posso chiedere niente di più, perché sei tu, Zeko, con quello che, con i pro e con i contro, perché sei un giocatore che io stimo tantissimo, ma giustamente pure tu non puoi fare tanto, se la squadra non gira, tu da solo non puoi fare tanto. Sostituti, entra Correa. Grande Tucu, entri, mi dai la stessa pericolosità, veramente, mi dai la stessa pericolosità, non lo so, di un giocatore di Serie C buttato in Serie A. A proposito di Serie C, Sicula Leonzio, giusto che io ho seguito in Serie C, che è una squadra a cui mi sono affezionato tanto, ma veramente Correa, non mi dai il minimo senso di pericolosità, non me lo dai. Quando prendi palla tu, io so già che sarà una palla persa, che non combinerai niente, che non farai gol. Al massimo, se ci va bene, guadagniamo un angolo, teniamo la palla noi, ma tu non combini mai un cazzo, e te lo dico così, perché è vero, non combini un cazzo. Altri sostituti sono entrati. Chi è entrato? Sì, porca di quella puttana, non mi ricordo niente. È entrato Gagliardini, l'abbiamo già detto. Vabbè, basta, raga. Vabbè, abbiamo fatto due cambi in mezz'ora. Poi è entrato Correa, è entrato D'Ambrosio, che poverino, ha fatto quello che poteva fare. E poi basta, fondamentalmente ci rimaneva un cambio, ma ragazzi, vi giuro, ho staccato al 90, al 92, se non mi ricordo. Quando l'Udinese ha fatto il 3-1 ho staccato, perché ho detto, vabbè, ormai è andata la partita e mi ero già abbondantemente rotto i coglioni. Quindi ragazzi, non so che dire. Ah, una cosa, Inzaghi, stai iniziando a rompere i coglioni, eh? Stai iniziando a rompere i coglioni. Perché io, per tutto l'anno scorso, mi sono goduto un'Inter meravigliosa. E io ringrazio di aver avuto quell'Inter l'anno scorso. Ma non è che un anno fa sì che tu ti possa salvare il culo per sempre. Tu devi far giocare sta squadra. La devi motivare, la devi fare scendere in campo con le palle, perché sta squadra in questo momento non ha le palle. L'Udinese ci ha mangiato sulla testa per tutta la partita. Arrivavano su tutti i palloni prima di noi, erano più decisi di noi, avevano più grinta di noi, avevano più gioco di noi. E sinceramente farmi palleggiare, non palleggiare, ma comunque vedere l'Udinese che mi fa il bel gioco contro l'Inter, quando l'Udinese ha iniziato a giocare a calcio quest'anno, perché l'Udinese è sempre stata una squadra molto difensiva, mi fa girare il cazzo, ok? Mi fa girare il cazzo. Quindi datti una svegliata pure tu, Inzaghi. Vedi che cosa devi fare, perché così io non vado avanti. Io voglio vedere la squadra che in campo mangia la cazzo di erba! Deve bruciare l'erba, cazzo! Quando l'Inter gioca deve bruciare l'erba! E che cazzo! Un like per Bomber Scardina. Detto questo, ragazzi, io mi sono rotto le palle. Spero di vedere un cambiamento nella prossima partita.
perché ragazzuoli, mi sono rotto le palle di vincere le partite e dire ma sì, dai, la prossima riusciremo a fare meglio, la prossima riusciremo a fare meglio. No! È un mese e mezzo che giochiamo di merda, ok? E mi sono rotto le palle. Iscrivetevi al canale YouTube, lasciate un like se vi va, fate quel cazzo che vi pare, fate quel cazzo che volete. Buona domenica di merda a tutti. Ciao!